Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio di Carriera. Oggi ci devo giocare la quinta giornata di Champions League contro il Paris Saint-Germain in casa e siamo alla ricerca della vittoria o almeno di un pareggio per essere matematicamente primi di questo girone. Basterebbe anche solo un pareggio e vi facciamo vedere perché converrebbe arrivare primi e non secondi, perché vedremo squadre come il Liverpool innanzitutto, l'Atletico Madrid. Qui in realtà tra Barcellona e Bayern forse sarebbe addirittura meglio il Barcellona, ma comunque potrebbe anche, diciamo, capovolgersi la classifica. Non prenderemo gli Spurs, qua pure Milan e Chelsea è un po' dubbio, però eviteremo anche Real Madrid, soprattutto sì, il Manchester City, quindi converrebbe tantissimo arrivare ai primi. E ci serve almeno una vittoria, eh? Anche pareggio. Eh no, perché arriveremmo a 11 punti e 7-6 fa 12. No, noi è 11 allora 8. Ah giusto, allora 8, hai ragione. Allora sì, matematicamente però, 3, 8, però 11 e 11 e poi ci troveremo con la differenza reti, quindi non andiamo a rischiare. Vediamo la differenza reti in realtà come messa, 8 a 3, vabbè. Però bisogna vedere quanti gol facciamo, come pareggiamo, cioè... È tutto ancora da vedere, direi che andiamo a fare la formazione, ci vediamo direttamente in campo. Con Bremer, che non dimentichiamo... Ha preso il rosso. Che vabbè, in realtà non aveva preso il rosso, era giallo, fidato, ma doppio di fila, sì. Quindi bisogna mettere al posto suo Pierino Kalulu. E benvenuti allo Juventus Stadium per Juventus Paris Saint-Germain. E la sorpresa della formazione nostra è evidente, perché lì davanti non c'è Vlahovic, non c'è Ken, chi c'è? C'è Milik, Arkadiusz Milik, penso che è la sua seconda partita della stagione. Ma dobbiamo farlo giocare. Però Vlahovic era parecchio stanco e volevamo dare fiducia, volevamo anche essere un po' imprevedibili con questo Arkadiusz Milik. C'è Leo chiaramente, ma c'è anche Di Maria al posto di Kulusevski. Poi dietro chiaramente Kalulu deve sostituire il diffidato Bremer, anzi lo squalificato Bremer. Loro, vabbè, sappiamo che squadra hanno, questi un po' di facce, Kimpembe, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, ci avranno sicuramente messi Mbappé e Neymar davanti. All'andata abbiamo pareggiato con loro, Abbiamo pareggiato alla prima di... sì, alla prima giornata di Champions League. C'è anche vediamo questo inno Champions che starete sentendo di sottofondo, se riusciamo a ripeterci, a noi un pareggio andrebbe già di lusso. E Leao è carichissimo per questa serata magica di Champions. Buona partita a tutti. Io sono il rosso. E io sono il blu. Via. Alfonsino. Aia. Oh, ma me l'avete stroppiato Alfonsino. ragazzi, io li ho messi e Mbappé, cioè proprio due a caso. Fabian Ruiz, ma Kalulu la recupera in modo molto geniale. Può andare Rafa Leao. Può andare a fare Miao. Rafa. Rafa. Dentro Kalulu. Mamma mia, non ha il piede per fare queste cose. Era salito Kalulu. Attenzione, vuoi tornare dietro Kalulu? No, la gola mi fa male, sono troppo. Angelito. Attenzione. Di là. Leao di testa. Dai, Rabiot. Dai, Rabiot. Dai, Rabiot. Rabiot. Non ci... No. No. Ma che sei mangiato? Che mi sono mangiato? Madonna, Rabiot. Ma un gol fatto. Però è arrivata la persona più sbagliata. Rabiot proprio, guarda. Non visto che la palla era stupida, Rabiot già ero deluso. Mannaggia, che Juve. Che Juve subito. Arca. Arca. Madonna, come tira la palla. Era Satura San Siro. Ma c'è fatta due in lui. Oh! Mamma! Ma lo Chesney, ma mi fa passare proprio la voglia Chesney di vivere. Mi fa passare la voglia di vivere. E gol di Messi. Vabbè, bello. E passi tre, guardate che fa. Ma che tiro, guarda qua. Ya, però Chesney, mamma mia. Sei proprio una perdita. Vabbè, 1-0 PSG, prevedibile, perché comunque sono però forti. Noi eravamo andati bene, eravamo partiti bene. Noi se Rabiot aveva i piedi un pochino più dritti, eravamo pure in vantaggio in realtà. Devo marcare Hakimi qua. Ehi, ascesi! Ehi, ascesi! Siamo piano la palla! Mamma mia! Ma guarda, se ti devo vendere, oh! Scesi! Palla presa! Mamma mia! Mbappé, gli abbiamo legato. PSG è forte. Tu stai vicino, io sto lontano. PSG è forte proprio. Bravo! Arkadiusz! Mamma mia, mamma mia! Un pallonetto alto a 50 cm a un uomo alto 2 metri. Mi sembra super geniale. Un uomo chiamato genio. Io provo pure la velocità del gioco, i mirabili. Ha fatto bene, però. Vado, che culo questi! Il culo! E dai, spazza! Cazzo, però! 2 a
1-0. Ci sta. Ha fatto gol. Cetalo! No! Madonna, due pari, cioè, diciamo, mangiare due gol assurdi. Due gol clamorosi. Comunque al secondo tempo con gli Vlahovic e Milik, sì, veramente, sì. Mamma mia. Cioè, con tutto il bene che gli posso non vedrà più il campo da calcio. Bene. Cioè, veramente no, mamma mia. No, vabbè, lo vedrà il campo da calcio, però nella Coppa Italia, Massimo. Attenzione qua ancora. Tre, raga, mamma mia, ci facciamo calciare da... Vai! Dal pari. Szczęsny sta facendo una buona partita, ma mamma mia, poi siamo veramente, cioè, dobbiamo salvare la faccia qua. Faccia. Dobbiamo salvare la faccia qua. Cioè, assurdo. 3-0. Non so neanche cosa possiamo cambiare, perché non è che ci siamo in turno. No, però dobbiamo fare passaggi buoni, quello sì. Possiamo proprio con la testa qua. Dai, dai. Bello. Hanno gli stremi modi di marcare loro. Anche dai, noi però per pressing. Bravo! Oh, fallo! Fallo, bro, più veloce di fallo. Dici che è più veloce di me? Arca! Arca! Schiattalo! No! Ma. Il gol qua poteva riaprire tutto, cazzo. Aspetta però. Metti un cross decente. E se lo metto forte, basta. Oh! Mannaccia! Però! Meglio come cross. Va bene, 3-0 fine primo tempo. Dopo qualche cambio. Una sconfitta già scritta, però abbiamo il dovere almeno di provarci, quindi... Arcadius mi deve fare il piacere di uscire al campo e lasciare posto a Vlahovic. È a mezzo stanco, ma ci serve. Fra, senti questa, Di Maria centrale al posto di Rabiot, Kulusevski che entra sulla destra. Quasi quasi al posto di Davis metti Kostic per velocizzare un po'. Mi piace. È quello che avrei fatto anch'io. Esattamente quello che avrei fatto anch'io. Vai Weston. Vai Weston. Questo! Questo! Uno, via! Ed è il primo! Via sta palla! Ma no, ma Vlahovic, quanto è importante mamma questa mia squadra, eh? I tocchi di prima. Si butta per terra, guarda. Sì. Oh, via sta palla! Via! E a Juve, Messi, cioè che gli vuoi di... ma che gli vuoi di... Oh, dai! Che culo! Sai, dai! L'uomo chiamato sbucito, ya! Non lo vogliamo ancora rivedere. Dai, va, mi si stava accendendo una lampadina dopo il gol. Casa è sudata la lampadina. Dai, dai, dai. E a voi, sì, ciao. Ciao. Sì, ma la differenza di si spancula, perché noi avevamo 8, loro a 3. Sì. Si è un attimo ribaltato il tutto. Questo... Madonna, diciamo, proprio gli hanno appallonato in bocca questi, ah! Eppure è un'idea. Porca ma... Non fallo? Vabbè. Dai, non il sesto. Szczęsny, mio Dio Cristo. Non il sesto. Vabbè, è finita. Dai, puoi fischiare. Ti prego. Era tutto. Scaduto il tempo. Dai, ma tu te recupero con una partita 5 anni. Vaffanculo. E dai. 10 loro, 10 noi. Quindi poi ce la giochiamo all'ultima su chi fa più gol. No, perché... No, no. Perché se loro vincono, noi vinciamo. Loro hanno gli scontri diretti a favore. Quindi? Quindi secondo. A meno che... Allora noi dobbiamo vincere l'ultima e dobbiamo sperare che loro non vincano. Ma se loro vincono sono primi. Vabbè. Però siamo passati. Perché credo che gli scontri diretti vadano prima della differenza reti per idea. Pensi sì? Non lo so. Vabbè raga, che brutta umiliazione. Che brutta umiliazione. Vediamo un po' quando è la prossima col Benfica. Tra poco. Mamma mia, poi in mezzo a 3000 impegni. Si vedi che sono primi. Sì, 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 sì. Ma pure per la differenza reti. Però 8, l'ora 3, si è ribaltato tutto. Sì. Abbiamo preso 12 gol in questo girone, mamma mia. 12 gol in 5 partite, vabbè, abbiamo presi 6 l'ultimo. Vabbè, questo è vero. Porca miseria, poi. 6 pallone. Tra l'altro noi l'ultima col Benfica, manco col Warwick, quindi Warwick dovrebbe fare power miracolo. Vediamo se già l'ha fatto il miracolo Warwick col PSG. No, non ha ancora giocato. Sì che l'aveva fatto, una volta l'aveva vinto. Fatto. Aveva addirittura vinto il PSG. Oh. Speriamo nel miracolo doppio, che te devo dire, almeno il pareggio. Dovremmo pure vincere noi la nostra. Poi vedremo ragazzi, per ora è tutto, ci vediamo con la Serie A. Il prossimo episodio si va a giocare contro il Lecce per cercare di consolidare questo terzo posto e migliorare il piazzamento in classifica. Mi raccomando, lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo alla prossima. Bella!